Castello? Depo dice castello. Sì. Penso di sapere perché mi dici castello. Diciamo che anch'io vorrei evitare di rincontrare Carolina. Quindi, castello aggiudicato. Qua ci dovrebbero essere anche dei nemici un po' più tostarelli. Ah, mi ricordo questa song. Ah, sì, le piante tentacolari. Ottimo, abbiamo preso una piastrina che ci ha aumentato la nostra forza. No. Cresce il potere di attacco, 89. Bene, mi sento power. Tua madre Cthulhu. Che non era una pianta, però vabbè. Dammi. Gimme money. Però con due colpi vanno giù. Monetina. Cosa? La palla di fuoco si è schiantata contro il muro invisibile. Io ora comincio con le mine. Che ne scoppia una alla volta. Vai. Meno male, scoppio ritardato. Ero già arrivato in Cina. 5 nemici. Funghetto venetico te lo pigli te. Vieni qua. Cosa mi dai? Niente. Aprimi la porta, grazie. Arrivederci. Qualche bruttone? Una sciabolata fra capo e collo. Mina. Una coppa DF Max. Ottimo. Sono a 46. Mi ha prolungato parecchio la barra della vita. Il che è un bene. Ma questo vuol dire anche che mi serviranno più pozioni. DF più 10, proprio quella più sfigata di pozione ho trovato. No, cos'è? Oddio, c'è troppa gente. Allora, momento. Ma io ho detto che stavo in guardia, Tringuello. Cosa mi dà? Oh, un altro tomo. Aspetta, ora lo prendiamo. Che non vorrei ci fosse qualcos'altro da prendere. Vabbè. L verde, libro verde. Magia della cura. Ora puoi recuperare i PF persi. Ah, ottimo. Aspetta. Lo sapevo io. Sapevo io che magari c'era qualcos'altro più avanti. Vedi, questo qui è un gioco che è fatto apposta per fartelo rigiocare più volte. Quindi prendiamo nota. Se c'è un oggetto in mezzo alla stanza o al posto in cui siamo, bisogna ignorarlo e controllare subito gli intorni. Castello di Raxis. Vai. Giusto, ci sarà qualcuno rimasto ancora vivo nel castello di Raxis? Oh, guarda. Se uno non stava attento. Allora, ciondolo.
Il ciondolo, che ce l'aveva anche il negoziante, ci dà, accresce PF di 1. Ok. Guarda! Allora, aspetta, andiamo indietro. Mazzaglia! No! Ecco, cazzo. Cioè, gli oggetti proprio messi a fregarella. Abbiamo due strade, andiamo prima di sopra, vai. Comincia già con le zanzare? Buonasera. La vedo molto molto ingessato, signore. Non vi preoccupate, un po' di olio di pesce e si risolve tutto. Ma c'era una monetina dorata da sopra. Ah, ok, con l'onda d'urto li ho presi tutti. Morisci male. Non è nulla? No, ok. Ah, era tra l'altro una monetina da 10. C'è una bellissima chiave dorata. Qua c'è qualcosa negli angoli. Ma no, non ci si può andare con la di così. Dovrei aver preso tutto in realtà. Raga, se ci siete sempre battuti un colpo, il vostro silenzio mi mette ansia. Non sto scherzando. Probabilmente siete presi. Ok, balestre automatiche. Che cavolo è? Non lo vedo, è minuscolo. Sembrano due omini. Magari dalla chat del telefono sembra più grosso, ma io lo sto vedendo dal computer, è minuscolo. Vedo due pixel blu. Aiuto. Li posso rompere? No? No, via. È un tizio che balla. A posto. No, funghetto benefico. Beh, allora Depo, se sei ancora qui con noi, io ti ringrazio perché sapevo che avevi qualcosa da fare con le avventure di Blu. E stai riservando del tempo per guardare questa live, quindi grazie. Cosa c'è qua dietro? Vedevo l'ombra dell'oggetto. Procedo un attimino lentamente perché qua mi dà proprio l'idea di posto dove si nascondono tanti oggetti. Andiamocene prima di qua. Quella è chiusa, ok, si va a dritto. Di qua invece c'era... vabbè, prendiamo prima le vie traverse. Clovis, qua ci dovrebbe essere l'altro personaggio. Cosa dobbiamo fare? Apri la porta, lascia perdere... apri tutto. Mal che vada. Ehi demone, è inutile che vi nascondiate. Ti dai del voi a un demone? Intanto sfonda la stanza. Ottima scusa, se c'era una in bikini magari potevi dire io stavo cercando il drago. Ragazza, ehi tu, te poni una spada e inginocchiati dinanzi a me, devi portarmi rispetto. Cosa? Ma chi credi di essere per parlarmi così? Guarda, si mette anche in posa figa lui, no? Lei è la principessa di Raxis. Non sai chi sono? No, non lo so. Fatti due domande, guarda il vestito, la coroncina in testa, chi dovrebbe mai essere? Forse stai dicendo la verità dopo tutto. Non sei abbastanza elegante per essere uno dei miei cavalieri. Non sarei del gruppo di Volef. Allora ti dirò chi sono.
molto più carina di quell'altra. Io sono Celia, la prima principessa di Raxis. Non potrei... Addio! Pixelato, in realtà ma ti rivolgerò la parola... Ah, non potrei farlo, ok. Chiami principessa Celia, hai capito? Ok. Dicevo, magari più piccolo si leggono bene le scritte. Io ce l'ho strecciato in full screen. Per questo a volte sono un po' pixellate le scritte. Presto, ora salvami e portami via da questo posto. È per questo che sei qui, vero? Ma veramente io sto cercando il drago. Quando scopriremo che sono viva, i cavalieri capeggiati da Volef si ribelleranno. Giusto, posso leggerlo dal secondo schermo che è più piccolo. Purtroppo non sono qui per salvarti. Ho altre cose da fare. Proprio della serie, arrivederci. Aspetta, aspetta. Non vorrei lasciarmi qui tutta sola. Saresti solo di impiccio. A proprio Clovis gliene frega niente. A proposito, sai dove si trova il drago? Ok, fa niente. Ucciderò tutti i nemici per raggiungere il mio scopo. Barbaro! TikToker! Credo che questo luogo sia sicuro. Se resti qui, ti salverai. Quando avrai ucciso il drago, se ne avrò voglia, tornerò a salvarti. Ti va bene? Se ne avrò voglia, eh? Davvero? Ti ringrazio moltissimo. Barbaro! Ma credi davvero di riuscire a uccidere il drago? Beh, buona fortuna, sì. Beh, zia, se n'è già andato da quel dì, eh? Ok, non c'era niente qua. Ok. Comunque, l'incontro con questo personaggio in realtà è importante. Ora abbiamo riso e scherzato, ma è importante questo personaggio. Oh, siamo al boss? Perché si è bloccato. Sta caricando probabilmente. Infatti. Ok, quattro nemici. No, non siamo ancora al boss, va bene. Sai che alcune musiche mi ricordano Castlevania Symphony? È vero, ma gli anni comunque erano quelli. Poi erano quasi tutte le canzoni di giochi di quegli anni erano composte con lo stesso software. Da cui tra l'altro poi ci hanno fatto un vero e proprio videogioco che si chiama Music. Che era una sorta di campionatore con il piano roll e tu poi potevi prendere sia i riff già fatti che, madonna, che modificarli oppure creare tu proprio dei campionamenti tuoi, e si basava sullo stesso software che veniva utilizzato per fare le canzoni nei giochi. Tanta roba. Che poi il bello, se te lo ricordi, non c'era neanche un tutorial, quindi tu procedevi a tentativi. Molta roba che ho composto negli anni l'ho fatta con Music. Ma in realtà io ho sempre guardare dietro le colonne. C'era anche l'evoluzione Music 2000 per PlayStation 2, ma non reggeva il confronto. Sarà stato più evoluto e tutto, ma io l'ho trovato super caotico e infatti l'ho abbandonato. Comunque era bello anche Castlevania. Jay dice che le piace alla Jay piace il vestito della tipa. Perché era rosa, suppongo. Oppure vagamente rosa. Oh, un'arpa. Allora, abbiamo ripreso questo che cresce PM di 1 e l'arpa. Strumento regalo e venduto al negozio. Ok, forse questo vale anche parecchio. Che c'è qua dietro? È qualcosa per me? Certo, una monetina da 10. Ottimo. Boss? Ah, mi sa di sì. Che cavolo è? Ah, è uno dei cavalieri.
Cavaliere Nero, non credevo che saresti arrivato fino a questo punto. Scusate, Cavaliere diversamente bianco. Che poi è viola. Comunque. Dunque i miei seguaci sono stati sconfitti. Idioti. Ha un testone grossa quanto l'armatura. Non illuderti perché io non mi farò battere così facilmente. Non hai paura? Arrenditi e potrai vivere come mio seguace. Ehi, dov'è il drago? Pensi di potermi storcere una risposta a volo con capo dei cavalieri di Yasel? Ha! Ti mostrerò la forza del potente Vole. Allora, non ricordo minimamente come va sconfitto questo qua. Quindi procederò un po' a tentativi. Finché brilla non gli posso fare niente. Così? Ok, ah, ok. Semplice. Ui! Ok. Lui se la gioca sulla distanza. Aspetta. No, ok, non la para perché è un attacco elementale. Quindi ci allontaniamo. Che fa? Ah, vabbè, me la posso giocare anch'io sulla distanza. Faccio così. Sto lamerando come un disperato. Ce l'ho più lungo io, ce l'ho più lungo io. Allora, adesso vuoi parlare? Vuoi il drago? Lo troverai in quella torre laggiù. Ma non è che c'è una torre dietro di te, Clovis. C'è il muro. Incredibile, un'armatura invincibile. Idiota, in questo castello non si è mai visto nessun drago. Non prendermi in giro. E cosa c'è in quella torre allora? La principessa da salvare. Clovis, non conosci le storie, le fiabe, insomma. Te l'hanno mai raccontate da piccolo. È la torre delle ricerche di Raymond. È circondata da mostri. Perché ti interessa tanto? Non lo dirò certo a te. Ma die. Va bene, sei fortunato che non ti uccida qui subito. Ma questo mi sembra... magari è rincoglionito lui qui. Se ci rivedremo ti ucciderò, è una promessa. Mi ricorda un po' il trenino Thomas, è vero. Mi chiedo se con l'alchimista avrò più fortuna che con questo pazzo. No, ma l'alchimista si chiama Vecchio in realtà. È il nome di battesimo, Vecchio. Cognome Vecchio. Salva, salva. Ragazzi, allora, siamo a 1:26. Io continuerei, anche in un'altra mezz'oretta. Se vi fa piacere. Detto Vecchio, esatto, esattamente. Intanto salviamo. Perché comunque sia, a me fa davvero molto piacere ripercorrere... di fare un salto nella nostalgia con questo gioco che, come ho detto, era uno dei miei preferiti, mi piaceva un sacco. Anche perché comunque cambieranno diverse meccaniche man mano che andremo avanti con i capitoli. Castlevania è un altro che dovrei recuperare, vedi? Dracula X? No, questo non lo conosco. Io me ne segno, poi... Allora, Castlevania quale però? Perché adesso giocarli tutti è un po' un casino, io dico... Quello magari è un pochino più eclatante... Castlevania Dracula X... Ah, ok, Castlevania Dracula X... Quello per la Play, sì, vabbè, quello... No, lo avevo sottinteso che era per la Play. Vabbè, l'ho scritto, grazie.
Vabbè, sentite, io continuerei per un'altra mezz'oretta, ci facciamo un altro livello, salviamo e poi ci salutiamo, ok? Continuare. Torre dell'alchimista. La chitarra, questa era chitarra MIDI, cioè chitarra elettrica fatta col suono MIDI. Che praticamente è la stessa chitarra utilizzata per la soundtrack di Doom. Cioè, faceva questo suono. Tu sei? Ah. Le palline rosse non mi piacciono. Le Will Wisp. Cosa vuol dire Will Wisp? Wisp dovrebbe essere tipo sussurro. Will? Dando per scontato che Will non sia William, quindi un verbo, mi viene in mente un tipo un verbo al futuro. Ah, quello è Wisp. Ah. Wisp. No, vabbè. Sai cosa vuol dire Will Wisp? Sussurrare al massimo. Ok. Oppure sussurrare a William. Cos'è? Oh, abbiamo una serie di leve? Ok, aspetta un attimo, c'è una monetina qui. Fuoco fatuo. Allora, è verde, giallo, blu, rosso. Ah no, aspetta, forse c'è un codice da guardare sopra. Ah, cosa succede se lo accendo a caso? Wisp vuol dire fuoco fatuo. Ah, ok. Allora sì, sarà un gioco di parole. Ok, sto attivando le leve, si sentono suoni, ma non sembra esserci un codice particolare. O magari c'è e devo scendere. Aspetta. Ah, ok. Allora, rosso. La piastra che mi ha aumentato un po' di PF. Ah, ecco, questo invece è il giallo. Ok. Come sta in piedi quella donna? È magia. È il regno magico. Ok, devo tornare di sotto e tirare la leva gialla. Sì, questa è una bella domanda. Perché praticamente vedi che è una spirale, quindi sta in piedi con la forza centrifuga. Anche se è ferma, però è un po' come il cannone orbitale che è a terra, il concetto è lo stesso. Allora, io ho visto che tirando il blu e il rosso si toglie la pedana e mi costringe a fare un salto. Ma che ci sono i pezzi staccati che levitano, giustamente. E levitando riescono a tenere, a sostenere il peso dell'intera infrastruttura. Ma
miseria. Adesso è il rosso che devo tirare. Rosso. Rosso, blu. Ok, rosso, blu. Ora. Rosso, blu. Dovrebbero essere gli ultimi questi di due, eh. Adesso non dovrei avere altri problemi ad arrivare in cima. Piano. Ok. Giusto? Ah no, il verde! Merdinski, Merdonski. Il giallo invece come sta? Ok, tiriamo il verde. Meno male non c'è danno da caduta. Sì, questa parte effettivamente è un po'... Vabbè, è fatta apposta. Anche i giochi proprio di quell'epoca erano fatti così. Ti facevano andare su, dovevi trovare il codice e poi rifarti tutta la scarpinata verso il basso per mettere il codice giusto. Poi se cadi, ah, meno male non ti rifà fare tutto, però. Adesso il codice dovrebbe essere giusto, eh. Esatto. Questo è esattamente quello che ho pensato anch'io. Dai, siamo arrivati in cima, visto? Era giusto una questione un attimo di pazienza e ce la siamo tolta di giro in fretta, però. Adesso io... Ah, grazie, stavo per dire... Cos'è? Oddio! Sembra un mostro di... Come si chiama? Containment Breach. Demone di carne. Un hamburger, un Krusty Club, un Krusty Crunch lì. Teddy Ruxpin. questa però l'ho sentita. Vediamo un po' se gli fa male... Il fuoco? Sì, vabbè, io allora ti lamero così. Una monetina da 10. La cosa bella comunque di questo gioco è che tu lo senti proprio il personaggio che diventa più forte. Dragon Valor, devo ammettere che mi hai stupito. È la spada, però, a darti la forza. Perché senza di quella non sai niente. Tu sei Raymond? Certo. Dov'è il drago? Shredder, hamburger. Se te lo dicessi, sai cosa accadrebbe? Moriresti qui e subito! E quindi? Andrebbe a vantaggio tuo, no? Quindi dimmelo. Questi nemici che si fanno remore. Ah, questo è tosto, eh. Gli ho dato 3 colpi e non gli ho tolto quasi niente. E poi tira le bombe. Aia. Cos'è? Una al veleno e una al fuoco. Però si deve avvicinare per attaccarlo. Quindi aia. Ok, questa la vedo un po' tostarella. Anche lui para, Ok. Ah, l'ho preso lo stesso, però. Aia, non t'affaticare. No, è scappato lontanissimo. Ah, il pattern in diagonale non torna. Ok. Vai, un colpetto solo, una caccola di vita. Non l'ho mancato tantissimo. Oh, vabbè, insomma. Ok, aspetta un secondo. Vediamo se c'è qualche altro oggetto nei dintorni. Perché ti fa sempre la fregarella. Però non sembrerebbe esserci nulla
particolare, beh, in questo caso. Ok, cos'è? Libro giallo, magia della difesa livello 1, aumenta temporaneamente, aumenta la parata delle armi. Meno male, perché mi stava colpendo anche se stavo fermo e non era elementale l'attacco. Oh, cutscene. Non posso essere sconfitto. Dov'è il drago? Se me lo rivelerai, ti lascerò andare. Non capisco come io possa perdere contro di lui. Io ho ricevuto il potere. È un errore. Sì, deve essere un errore. Di cosa? Di chi? Dove stai andando? Stai strisciando con verme? Verso dove? Drago, dammi il potere ancora, dammelo! No, mi ha succhiato via la spada! E mo? Ok, verso ovest. Cos'è successo? Sì, l'ho trovato e ora lo ucciderò, di certo. Ma aspetta, si è aperto un portale, è stata risucchiata la spada e poi... Anche questo dal rumore mi ricorda il trenino Thomas. Ma vuoi vedere che magari lui morendo ha invocato il drago di dargli il potere, però poi è morto? Il gesto di concedere il potere però è partito e ha preso la spada? Non lo so. Salviamo. Intanto è diventato notte, non so se avete visto nella mappa di gioco. Buono. Io direi che adesso ci possiamo lasciare qua, vedo che è 1 ora e 40, direi che è già ottimo. Allora. Ho zittito un attimo l'audio del gioco perché non so... Questo qui nel menu mi sembra un po' fortino, almeno io lo sento forte. Comunque ragazzi, io spero che come prima puntata vi sia piaciuta. Perché tutto sommato, nonostante sia un gioco del 96-98, ora non ricordo precisamente, insomma sono passati parecchi anni, è un gioco che tutto sommato, almeno per quanto riguarda il divertimento, si difende ancora bene. Certo, Jay diceva prima che i movimenti erano un po' legnosi, quello purtroppo è figlio dei suoi anni, però comunque sia, ti dà proprio la sensazione di essere il protagonista dell'avventura. Poi ogni volta che raccogli un oggetto... che ti potenzia, tu lo senti perché praticamente i nemici vanno giù con meno colpi, quindi ti rendi proprio conto che stai progredendo insieme al personaggio. E non era una cosa così scontata, soprattutto per un gioco di ruolo. Ci sono molti giochi di ruolo che falliscono in questo.